Ehi la ciurma, io sono Mazzatest e benvenuti in questo video di Expeditions Conquistador. Questo gioco mi è stato offerto da Logic Artists per preparare l'arrivo di Expeditions Viking, che uscirà probabilmente ad aprile, dovrebbe essere il 27 se non viene cambiata la data. Siamo qui quindi per provarlo, vorrei fare un prime impressioni e vedere se per caso ne può partire una serie. Questo primo video sarà soprattutto di preparazione della partita e impostazioni e tutorial, quindi se per caso non foste interessati a vederlo, vi consiglio di passare direttamente al video successivo. Questo sarà il video 0, al video 1. Detto questo, lanciamoci su iniziare una nuova partita. Le opzioni, vorrei semplicemente vedere allora, le opzioni di gioco. Lingua italiana, disattiva l'apprendistato che adesso è su tutorial, mostra apprendistato automaticamente, velocità di combattimento, la. Difficoltà vorrei mettere vorrei aumentare leggermente l'abilità dei nemici per avere qualcosa di un pochettino più frizzante. Il resto lo lascerei normale, ma l'abilità di nemici la metterei leggermente più alta, al 75%. E il resto dovrebbe essere tutto già impostato, qualità fantastica. Non andrei a toccare niente di qua, è tutto impostato al massimo. L'audio, se per caso ci fossero dei problemi, lo vedremo. Allora andiamo a nuova partita, in spagnola per forza perché dobbiamo iniziare per la prima volta da qua, se non l'abbiamo mai superata. Allora iniziamo con la creazione del personaggio e del nostro team. Visto che dobbiamo mettere nome e cognome, metteremo Julius Mazzetes, uomo. Da Fernando però. Detto Julius. Allora, abbiamo qua varie skill da impostare. E direi che possiamo mettere. Allora, quello che voglio fare io è una partita il più possibile verosimile. Più possibilmente verosimile. Cioè, nonostante ci sia la possibilità di essere più diplomatici o di incorrere in anacronismi vari, cercherò il più possibile di essere fedele a una situazione di quell'anno, ecco, di quel periodo. Quindi quello che potrebbe essere stato un gruppo di Cortés o comunque di conquistador spagnoli. Quindi, nonostante la diplomazia sia possibile, penso che non andrò e non svilupperò questa statistica andando più sull'aggressivo e sul razzista. Io, ovviamente, non sono né aggressivo né razzista, se per caso mi conosceste abbastanza, ma appunto voglio cercare una profondità storica più accurata. Io andrei innanzitutto, allora, non aumenterei la guida perché riduce il rischio di ammutinamento. Secondo me era una questione che poteva aver creato problemi. Tattiche, invece, metterei almeno 7 punti perché appunto gli spagnoli erano più esperti da quel punto di vista, più conoscenze strategiche e militari. Allora, sopravvivenza, migliori risultati di caccia, ci può stare. Esplorazione, direi che all'inizio non punterei sull'esplorazione, nel senso siamo sbarcati da poco, quindi esplorazione ancora bassa, ce la lascerei 7, a 5. Andrei magari su cura, che ci permette di curare agevolmente i nostri membri, poi andrei a metterne ancora uno in tattiche. E forse metterei uno in guida, per non essere troppo sbilanciato. No, metto 9 di tattiche. Sì, andiamo così, proviamo.
Speriamo che non sia poi impossibile. Dobbiamo selezionare i nostri follower, cioè il nostro gruppo che avremo per combattere. Abbiamo delle classi differenti, abbiamo dottori, cacciatori, dotti, esploratori e soldati. Ognuna di queste classi ha delle abilità particolari, tre in generale, che si sbloccano con il proseguire del personaggio. Quindi di partenza avrà una sola skill, poi salendo di livello il personaggio avrà una seconda skill e al livello massimo avrà tre skill. Allora, di dottore abbiamo già la scelta tra 4, credo che possiamo portare più di uno per classe. Allora, Alvarado, aggressivo, orgoglioso, avventuriere di 49 anni. Allora, corpo a corpo ha 20 di danno. A distanza 30% di fare il 35 di danno. Movimento di 6 esagoni. Competenza con arma, daga e archibugio. Ah, quindi è una daga da vicinanza e archibugio da distanza. Daga e arco. Arco forse fa meno danno, sì. Ha la stessa possibilità di muoversi 6. Corpo a corpo è uguale. Razzista, prudente, avventuriere. Io punterei poco sulle donne perché effettivamente è poco verosimile che ci fossero molte donne in una spedizione di conquistador. Cioè, un dottore può anche essere, però un dottore così che combatte con daga e arco, ce la vedo poco. Come anche Teresa Sanchez, per di più tollerante, direi che non ci sta tantissimo. Pacifico, altruista e narcisista. Pacifico anche, non è che sia questo aggressivo, orgoglioso avventuriero, forse mi sembra quello che come tratti si sposi meglio. Lui ha una daga e un arco, ha 51 anni, competenze con armi. No, ok, sono tutti con competenze con armi. Io andrei di Alvarado, che mi sembra quello più verosimile per ora. Poi, allora, di quanti abbiamo bisogno di personaggi? 3, 6, 9, 1, 10. Allora, cacciatori, Bonita Blanco, no, Raul Carrillo, razzista, narcisista, avventuriere. Mi sembra che possa starci. Cioè, a distanza 80%, 25 di danno, perché ha arco anche lui con la daga. Ha 15% di riduzione danno. Ok. Adriana Cervera, salterei Rafael Lopez. Valoroso, orgoglioso e pio. Allora, daga archibugio, Pio che cosa ci cambia? Può acquisire morale se agisci nel rispetto della sua fede, ma può perderlo se trasgredisci la sua credenza religiosa. Essendo che siamo sulla verosimiglianza, credo che cercherò di agire da Pio per tutto il tempo possibile, sempre se non ci sono delle cose troppo vincolanti. Daga archibugio mi sembra che sia abbastanza buono questo Rafael Lopez. È valoroso e anche orgoglioso. Tra l'altro, orgoglioso che cosa ci dà? Orgoglioso, acquisisce morale ogni volta che vinci una battaglia. Perde morale se vieni sconfitto o fallisci nel portare a termine i tuoi obiettivi. Ok. Ibarra, aggressivo, tollerante e avaro. Ah no, è Gabriela, quindi niente. Alejandro, daga archibugio. Che differenza ha con lui? Sono praticamente di differenza di caratteristiche. Allora, io andrei prudente, orgoglioso, pio, valoroso, orgoglioso, pio. Allora, prudente, andrei più su un prudente, perché nonostante l'avventura e il tutto, direi che sia più aggressivo. Ti richiede che cosa? Vabbè, se eviti un'occasione di lotta, avventuriere. Avventuriero, una scoperta rilevante. No, questo ci sta, secondo me. Mettiamo lui come secondo per ora. Ne mettiamo uno per classe e poi vediamo. Dotti. Allora, dotti che cosa ci possono dare? Più 2 in diplomazia, utili unità d'appoggio che portano grande flessibilità al tuo battaglione. Allora, flessibilità mi piace, la diplomazia non tanto. Allora, c'è una suora. Daga e archibugio, esponi punto debole. Ogni attacco a distanza normale realizzato con questo personaggio riduce la difesa dell'obiettivo del 10%, anche se non è andato a segno.
Una suora può anche essere una persona che ci portiamo dietro. Questo è una sorta di mercante. Strategia e tattica di battaglia, consigliere presso un marchese. Normalmente in perenne movimento mi ispira, però è pacifico. E non si sposa bene con gli altri, ovviamente. Valoroso avventuriere ci sta. No, è veramente avventuriere e sotto scrive avventuriero, vabbè. Barreto, tollerante, non ci sta molto. Avaro. E orgoglioso, vediamo. Zarraga, Carlos Zarraga, aggressivo, avaro e prudente. Questo potrebbe starci. Ha una daga archibugio anche lui. Direi che ci può stare come dotto. È un nuovo assetto di conoscenza del comportamento spietato. Ci sta. Anche con il costo di torturare qualunque anima incontri. Effettivamente ha senso. Allora, andiamo sugli esploratori. Montegole Aragonese, pacifico prudente avventuriere. Non ha distanza. Questi mi sa che nessuno ha armi a distanza. Allora, pacifico prudente avventuriere. E anche le abilità passive mi sa che siano tutte uguali, sì. Pacifico altruista valoroso. Allora, il pacifico non ci sta tanto. Aggressivo noi, Daniela. Raina neanche. Federico Quintero, aggressivo, razzista e valoroso. Questo mi sembra buono. Daga e spada, aggressivo, avaro, avventuriero. Questa però è donna. Io direi che andrei su lui piuttosto che Aragonese, che è pacifico. E Francisco che è pacifico. Allora prenderei questo esploratore qua. Anche se l'esploratore può essere una persona che ci sta come pacifico, perché è solo esplorare. Però in realtà ci troveremo a combattere. Ho paura che perda morale se combattiamo in generale. Ecco, non credo che, essendo esploratore, solo se combatte esplorando. Allora, soldati, Sierra niente, Alberto Echeverria, non so come si pronuncia in spagnolo. Aggressivo, razzista, orgoglioso, le abilità mi piacciono. Allora, Daga, arma in asta, archibugio. Questi hanno... no, tutti i Daga... ah, no? Alcuni hanno Daga, arma in asta, alcuni hanno Daga e spada. Allora, questo qua non mi spiace, aggressivo. Razzista. È orgoglioso. Acquisisce morale ogni volta che... ok. Questo mi sa che ci sta con un'arma in asta. E poi sceglierei qualcuno che invece abbia una spada. Allora, daga, spada, archibugio. Aggressivo, altruista e valoroso. Altruista... può starci, però sta un po' contro quelli che sono avari. Allora, Rosalia e Pilar, niente. Guillermo, Pasquale. Daga, Spagda, Archibugio, Pacifico, Avaro e Pio. Ancora questo Pacifico, mi scoccia. Il Pio ci può stare, però. Allora, razzista, narcisista e avventuriere. Questo ci sta e ha la spada. Ok, razzista, narcisista e avventuriere. Ok. Bernardo Trevino, tollerante, valoroso e narcisista. Beh. Metterei questo. Poi metterei qual era l'altro con l'arma in asta. No, no. Juan Ortega è con la spada. Aggressivo, altruista, valoroso. Invece questo era Pacifico, Avaro e Pio. No, metterei questo piuttosto. E Trevino metterei magari come... allora abbiamo 4 soldati, ho messo 2 con spada e 2 con arma in asta. Prenderei un altro cacciatore, quasi perché mi sa che mi serve, e poi io ho una strategia abbastanza sulla distanza. Questi sono tutti invece
solo da combattimento ravvicinato, se non sbaglio. No, hanno anche la distanza, archibugio, sì. Sono gli esploratori che hanno solo ravvicinato. Allora, cacciatore, no, Bonita no, Raul o Lopez? Allora, Raul, razzista, narcisista o avventuriero? Ci sta. E valoroso, orgoglioso, pio. Valoroso, orgoglioso e pio. Razzista, narcisista. Andrei così così sul valoroso, orgoglioso e pio. Sì, e ce ne resta uno. Potrei pensare di prendere un dottore in più, visto che siamo stati un po' più sulla medicina. Però avendo magari più punti in là non ha molto senso avere tanti dottori, visto che abbiamo già buona cura. Forse andrebbe meglio prendere un esploratore o un dotto. I dotti cosa danno? Più due in diplomazia? No. Più due in esplorazione, forse. Un esploratore avrebbe senso. Anche se sposterebbe sul corpo a corpo, forse il combattimento. Credo che prenderei un dottore, questo qua. Daga e arco. Pacifico, altruista e narcisista. Pacifico mi scoccia un po', è anche l'altruista, però facciamo così. Ok, successivo. Allora, vediamo se abbiamo sbilanciato troppo qua il discorso. Tattiche 9 più 8 da soldati 17. Diplomazia 7. Guida è quella che abbiamo meno di tutti. Ah, perché non nessuna classe dà della guida effettivamente, forse. Esplorazione 7, diplomazia 7, ok. Cura 11 e sopravvivenza 11. Quindi siamo tanto su tattiche, poi un po' meno sicura e sopravvivenza, poi diplomazia e esplorazione e guida più basso. Forse dovremmo alzare un pochettino, se posso, la guida a questo punto. Allora toglierei magari uno in tattiche e metterei uno a guida e no, toglierei due a tattiche. Tanto con i soldati che abbiamo preso dovrebbe essere già abbastanza. Così almeno un po' più pari dal resto della situazione. 15, 11, 11, 7, 7, 7. Ok. Correva l'anno 1518. Ricordo ancora il momento in cui Maria Teresa salpava per far rotta a Santo Domingo. Ognuno di noi aveva i suoi buoni motivi per partire, ma i mari non avevano importanza. La confraternita era la nostra famiglia e il capitano la nostra stella. Nei momenti più oscuri capimmo di chi potevamo fidarci ciecamente. Le avversità non fecero che rinsaldare le nostre convinzioni. Quando finalmente avvistammo in Spagnola la stanchezza della lunga traversata svanì, i nostri cuori si colmarono di un gran desiderio di avventura. Tuttavia l'accoglienza ricevuta fu tutt'altro che calorosa. Il governatore dissolse il nostro gruppo e destituì il nostro capitano dal comando. Se volevano andare avanti, il capitano avrebbe dovuto guadagnarsi il suo favore. Quella fu solo la prima di molte sfide. Ok, direi che per questo primo video può essere tutto, cioè per questo video di creazione, diciamo, della partita può essere tutto. Ci vediamo nel prossimo video, il video di tutorial come giocare, ecco. Vi invito a lasciare un mi piace, a commentare e a iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. A presto!